Buon pomeriggio e direi buon inizio di serata a voi tutti, cari amici. Ebbene, prima del nostro secondo contributo audio di oggi, volevo informarvi che comunque già in mio materiale c'è un po' qualcosa di archivio da presentare, sia tramite questo mio canale social Facebook che attraverso YouTube. Comunque, qualche notiziola breve. Ho letto che con molta probabilità ci saranno almeno tre o quattro puntate pre-registrate in questo periodo tra Raw, cioè singolarmente di Raw, SmackDown e qualcuna di NXT. Inoltre Brock Lesnar sembra che abbia visto sempre di buon occhio Drew McIntyre, quindi anche per questo è stato molto favorevole a lavorare con lo scozzese, la bestia incarnata, e poi dopo tanto tempo anche dal punto di vista delle statistiche c'è stato un altro last man standing, quindi parliamo della grande sfida tra Edge e Randy Orton di WrestleMania. E poi anche storicamente è stata la prima volta che un atleta che nella stessa serata conquista il titolo WWE, nel caso Drew McIntyre, sempre a WrestleMania, ha poi difeso già quella stessa cintura che ho conquistato contro Big Show e battendo poi il gigante buono. Bene, quindi io ho concluso, adesso buon ascolto a tutti del contributo vocale. Vai il contributo regia. Facciamo un po' lo straordinario perché diciamo, questa situazione che sembra quasi non ci si voglia sbilanciare il governo nazionale, comunque speriamo che si sblocchi quanto prima. Ovviamente io sono qui in fase di pre-registrazione, quindi andiamo a parlare anche perché il film comunque di cui parliamo adesso, Shaun Vita da Pecora Farmageddon, il film 2019, diciamo l'ho visto almeno 2 o 3 giorni fa, quindi praticamente come anche è stato per l'incredibile, classico film d'animazione, però questo in stop motion diretto da Will Baker e Richard Perlan, al loro debutto alla regia di un lungometraggio. Paese di produzione Regno Unito, durata 87 minuti, quindi animazione in bianco e commedia, fantascienza. Trama bene, Lula, che è un alieno dagli incredibili poteri, si schianta vicino alla fattoria di Mossy Bottom, che è praticamente il luogo dove si trovano appunto Shaun e il suo gregge di pecore insieme al famoso cane adorato Blizzard e al suo padrone. Quindi Shaun e gli abitanti della fattoria, per Shaun e gli abitanti della fattoria comincia una missione per riportarlo a casa prima che una classica organizzazione malandrina possa catturarla. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche britanniche il 18 ottobre del 2019 da Studio Canal. In Italia, invece, è stato dato il 26 settembre dello stesso anno da Koch Media. I riconoscimenti nel 2020, quindi quest'anno, il premio BAFTA candidatura per il miglior film di animazione. Nel 2019 il British Independent Film Awards con i migliori effetti speciali ad Howard Jones e la candidatura per il premio Douglas Sigox al miglior regista esordiente a Will Baker e Richard Perlano. Chiudiamo questa breve diretta, anche perché da Wiki trovo non ci sono tante informazioni. Comunque,
C'è stato anche un primo film di Shaun, Vita da pecora, credo, ora andando a memoria, dovrebbe essere stato prodotto verso il 2015, massimo 2014, che anche quello, insomma, bel film, ovviamente protagonisti più o meno la grande maggior parte della durata del film loro, quindi il gregge di pecore, Blazer, Shaun, vabbè, una storia un po' diversa dal primo, cioè per esempio il padrone che un po' viene mandato un po' di qui, un po' di lì, poi diciamo ha dei ricordi non proprio positivi riguardo ai suoi amichetti, quindi al suo cane fedele, alle sue pecore. Beh, tutto poi alla fine, come anche nel secondo film, tutti i nodi si sciolgono a pettine e quindi si risolve tutto. Bene, allora direi che insomma, per questa bella giornata di martedì 7 aprile è tutto, ci si sente quando prima. I miei soliti canali, mi trovate lì, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Grazie a tutti. Ciao! Bene, cari amici, dopo quest'altro contributo vocale, scusatemi, sto un altro condividendo qualche foto sui social. Allora, stavo dicendo, praticamente per oggi, quindi con questa seconda diretta è tutto. Però io vi invito sempre nella giornata di oggi alle ore 19 puntuali, magari minuto più, minuto meno, a collegarvi presso la pagina ufficiale di Lega Ambiente Trani. Cioè, vabbè, sì, a parte perché mi hanno gentilmente ospitato per l'occasione tramite, diciamo, mezzo computer telematico, ma parleremo di sprechi alimentari, che ora più che mai è un argomento molto forte da trattare, soprattutto delle attività che Legambiente, in collaborazione anche con l'Istituto Alberghiero Aldo Moro, svolge ormai da un paio di anni. Quindi, puntuali 19, pagina ufficiale di Legambiente. Che altro dire? Come appunto ho detto io stesso nel vocale, ci becchiamo quanto prima. Per il resto, buon proseguimento di giornata, buona serata e a domani. Ciao!